Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi andremo a provare la Monster Energy Extra Strength, la M3. Giapponese o cinese? Giapponese dovrebbe essere. Questa di qua, attenzione, perché questa di qua è un concentrato praticamente di Monster, perché anche se il formato è piccolo, diciamo che dovrebbe corrispondere una mostra normale, grande, forse anche di più. Adesso cambio in quadratura e vedete questa stupenda lattina. Ed eccomi qua, Monster Energy Extra Strength M3. Poco c'è scritto in giapponese, che poi tradurrò magari poi con camera. Sulla sinistra abbiamo praticamente lo SKU. Questa attesa è stata prodotta nel febbraio del 2021. Per quanto riguarda ML, proprio qua si mette un po' gli ingredienti, i valori nutrizionali. Gli ML dovrebbero essere scritti qui, quindi forse la lattina è da 160 ml. Qua si ripete la scritta di prima. Sopra abbiamo collo normale alluminio con linguetta nera con il logo della Monster in bianco. Scadenza, questa lattina scade nel 2024, forse a maggio, che c'è un 5, quindi potrebbe essere scaduta a maggio. Quindi, certo, aprire una M3 piccola è quasi un sacrilegio, devo dire, però chiaramente devo farlo per voi, per il video, chiaramente. Dovrei avere sempre il bastoncino per aiutarmi, sempre col fatto di non avere unghia. Perfetto. Prova fattiva. Si percepisce il classico odore di Monster classica. Colazione classica, Monster classica. Col guaranà, trasparenza sempre la stessa, ha fatto solo molta schiuma rispetto a una Monster Energy normale e basta. Adesso comunque cambio inquadratura e la vado a provare. Voglio anche informarvi che nel giorno odierno che sto registrando questo video non aprirò altre lattine per programmarle, perché se avrò altre mostre significa sentirmi male, perché essendo questa che è concentrata e molto più potente, già berne anche oltre questo un'altra lattina di Monster o Energy Drink farebbe male. Molto male. Diversa. È molto. Mi sembra diversa dalle altre che ho provato, dalla Monster classica. Allora, il guaranà si percepisce in modo molto intenso. Non è chimica e niente troppo gassata, perché pensavo fosse molto gassata al gusto, però una cosa che subito percepisco è che ha per il gusto molto molto intensificato il gusto di guaranà, ma anche degli zuccheri. Quindi da pensare che questa bevanda, quindi, oltre ad essere tipo una specie di tripla monster, è una tripla praticamente essenza di zuccheri. Ora, essendo in cinese, non posso capire dove i zuccheri. Potrebbe essere 33 grammi, potrebbe anche essere. Aspettate, perché forse posso anche già tradurre. Voglio esserne sicuro di non sbagliarmi. Allora, siamo il traduttore. Traduci in italiano. Dove zuccheri? Non lo trovo.
Non lo trovo. Grassi, carboidrati, equivalente. Sale equivalente, carnitina, niacina. No, non mi trovo gli zuccheri. Comunque sì, la bottiglietta è di 160 ml, la scritta che c'è davanti invece, bevanda gassata, cioè bevanda solamente energetica e basta. Non lo so, c'è strano comunque, ripeto, non c'è specificato, ma penso che forse non mi traduce bene, boh. È strano veramente comunque. Non ho dato ancora il voto, quindi Monster Energy Extra Strength M3, voto finale per me, gli do un 8,5 su 10, perché ripeto, si percepisce troppo che ha troppi zuccheri. È un pochettino, secondo me, eccessivamente troppo, come dire, troppo dolciastra, ecco. È buona, sì, si percepisce molto bene, guarda, ma è troppo zuccherata comunque. Va bene, ok, se questo video è piaciuto mi lascia un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!